Bookmania, l'appuntamento con i libri con Erika Zini. Buongiorno, bentornati a un nuovo appuntamento con i libri insieme ad Erika Zini qui su DTV 210 per la Regione Emilia-Romagna e su Ciao Radio per chi ci segue dalle frequenze 90.100, 91.200 per Bologna e provincia. Oggi vi parlo di un libro uscito da pochissimo, rivolto ai ragazzi a partire dai 10 anni, quindi l'ideale anche per chi deve fare un regalo o regalare al proprio bambino o nipote un libro senz'altro divertente e avventuroso. Mi riferisco al Piccolo Grande Houdini, operazione L'Ordine del Corvo Bianco, uscito per la casa editrice Il Battello a Vapore PM, scritto da Simon Nicholson. Questo è il secondo libro di questo autore cresciuto a Londra che dopo aver lavorato in teatro ha iniziato a scrivere soprattutto per ragazzi. Ha scritto anche sceneggiature, libri e più di 100 episodi, pensate, di varie serie televisive, ricevendo tra l'altro più di una nomination per i prestigiosi BAFTA, premi appunto per i ragazzi. E questo lo vedete subito, ha una copertina davvero bellissima, ma non è l'unica cosa molto bella, ve lo dico perché soprattutto per i ragazzi i libri di solito sono davvero particolarmente curati. Vi faccio vedere anche senza la copertina, è veramente molto carino e disegnato, ma non è solo questo, perché anche dentro, come potete vedere, c'è una bellissima piantina di New York, in questo caso risalente al 1886, che è l'anno in cui si svolge questa prima avventura del giovane Harry Houdini. Questo è l'inizio, ma vedete, sempre molto curato dal punto di vista grafico, ogni capitolo ha un proprio disegno e comunque le pagine sono corredate anche qui da illustrazioni, per cui anche la lettura si rende ulteriormente intrigante andando a scovare anche in mezzo al libro queste piccole chicche. Come vedete, sono tutte illustrate. Dicevamo, la storia è stata ispirata all'autore da questo grande personaggio che è appunto Harry Houdini, che tra l'8 e il 900 ha impressionato folle, intervenuto ai suoi spettacoli per le sue doti di mago e di escapologo, in grado di districarsi da qualsiasi tipo di costrizione. Ebbene, quello che è stato di ispirazione all'autore è stata porsi una domanda, ovvero se la vita, l'infanzia del grande personaggio sia stata effettivamente così come lui l'ha descritta, ovvero un'infanzia normale, tranquilla, in famiglia, e se quella fosse stata solamente una copertura, e se lui fosse stato, ad esempio, un monello senza un soldo in tasca che imparava a liberarsi da catene e lucchetti con l'aiuto dei suoi più cari amici, per esempio. Questa è stata una delle domande che lui si è posta e da cui è scaturito questo romanzo, questo primo libro di quella che dovrebbe essere appunto una serie, già pubblicato con successo in Inghilterra, adesso arriva anche qui in Italia. E quindi vedremo le avventure di Houdini insieme a due suoi amici, Arthur e Enrico. Arthur e l'intrepida Billy, e in questo caso quando il suo anziano mentore e prestigiatore scompare in una nuvola di fumo, i ragazzini si troveranno poi coinvolti in un'indagine mozzafiato tra illusionisti e delinquenti misteriosi magnati e personaggi senz'altro inquietanti. E quindi chi ha voglia di assaporare un romanzo per ragazzi, lo ricordiamo, a partire dai 10 anni, ricco di avventura e anche condito con fatti realmente noti del famoso Houdini e della sua infanzia. Quindi quello che ha fatto Simon Nicholson, l'autore, è stato anche in parte avere dei punti fermi su quello che è sempre trasparito da quello che era la vita reale di questo personaggio importante, quindi punti base sono reali, dopodiché tutto il resto chiaramente è un'immaginazione dell'autore, è un se fosse andato in maniera diversa, e questo rende tutto di sicuro più curioso proprio per approfondire la storia di Houdini come se l'immagina
l'autore, proprio come sia nato questo grande personaggio che non immaginiamo che venga dal nulla. Probabilmente anche nell'infanzia aveva già qualche caratteristica importante che poi dopo sarebbe stata sviluppata da adulto. Per darvi un'idea del romanzo, capita spesso, io citerei a leggervi la prima paginetta perché appunto vi dà l'idea di come sia scritto, quindi anche in maniera molto scorrevole, adatta ai ragazzi a partire da 10 anni, ma già da 8-9 anni è possibile leggerlo, così come è piacevole anche per chi ama la letteratura per ragazzi, ma non è più un bambino, ma può essere un ragazzo, un adolescente o anche un adulto, se appunto ama le storie di questo tipo, scritte molto bene. Il libro inizia così. Il treno stava arrivando. Harry vedeva gli sbuffi di vapore annerito alzarsi sopra una fila di case diroccate. Sentiva lo sferragliare della locomotiva. Sotto i suoi piedi le rotaie di ferro vibravano e vibrava anche l'orlo sfilacciato dei suoi pantaloni. Ormai non manca molto. Restò lì ancora un po', contraendo le dita sporche di lucido da scarpe, gli occhi socchiusi rivolti a quel fragore roboante. Tirò fuori dalla tasca della giacca un lucchetto di aspetto robusto e proseguì a incatenarsi su un punto in mezzo ai binari. Stavolta hai davvero dato i numeri, Harry. Harry, ne sei proprio sicuro? Un ragazzo e una ragazza si trovavano a pochi passi di distanza. Billy, la ragazza, indossava un grembiule da lavoro sfilacciato e macchiato di colla e se ne stava appoggiata con aria indifferente su un palo di cemento, con la testa chinata di lato e un sopracciglio alzato. Tipico suo, non è minimamente impressionata, pensò Harry con un sorriso. Poi rivolse lo sguardo al ragazzo, una visione assai più soddisfacente. Fuori di sé dall'eccitazione, Arthur saltellava da un piede all'altro, facendo svolazzare il suo elegante abito di tweed su misura, le mani che sfogliavano febbrilmente una copia dell'orario dei treni di New York City. Pensi davvero sia una buona idea, Harry? Vedi, i miei calcoli si sono rivelati corretti. Sull'abito di tweed del ragazzino più giovane le cuciture saltarono e la cravatta si mise a turbinare, mentre lui si sbracciava indicando gli sbuffi di fumo. Quello è il treno delle 15:24 in arrivo dalla Grand Central. Secondo le mie stime, dovrebbe arrivare in questo punto esatto, estrasse un orologio da tasca dal panciotto, se lo fece penzolare davanti alla faccia e lo fissò con occhi grandi come monete da mezzo dollaro. Tra esattamente 2 minuti e 27 secondi. Allora dobbiamo sbrigarci, Arti, Harry fece cadere una catena attorno alla gamba sinistra, se la passò sopra la testa e la sistemò di sbieco. Sentiva riecheggiare la propria voce, ancora carica dell'inflessione della sua lontana patria ungherese, così diversa dall'accento inglese del suo amico. Hai fatto un ottimo lavoro con quei calcoli, ma non sono ancora ammanettato come si deve. Mi dai un'altra catena, Billy? Quindi vedete che inizia subito nel mezzo di un'azione e vediamo già il giovane Houdini alle prese con appunto un'impresa tutt'altro che semplice. Consigliato quindi il piccolo grande Houdini, L'ordine del Corvo Bianco, questo primo romanzo autoconclusivo di una serie firmata da Simon Nicholson, pubblicato per la casa editrice PM Il Battello a Vapore, che è specializzata nei libri appunto per ragazzi, in questo caso a partire dai 10 anni. E con questo è anche tutto per questa puntata di oggi di Bookmania, ma è rimandato l'appuntamento solamente a domani alle 10:30, sempre qui su Ciao Radio e DTV. Buona giornata di lettura! Bookmania, l'appuntamento con i libri con Erika Zini.